letterario è un'iniziativa culturale promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune d'Argenta in collaborazione con diverse associazioni e diversi gruppi presenti sul territorio. Il gruppo Pennuti d'Argenta, il Centro Artistico Argentano, il gruppo scrittori ferraresi, i sognatori diversi di Lugo e il circolo fotografico Contatto di Consandolo. Ci siamo trovati diverse volte, abbiamo elaborato un programma abbastanza vario che include sia reading di letteratura e di poesia che incontri con gli autori. I Pennuti sono un gruppo di persone che hanno voglia di scrivere e poi anche di leggere reciprocamente i propri scritti. Sono circa 3 anni, ci troviamo, siamo una decina, ci incontriamo periodicamente, ci stimoliamo l'un l'altro a scrivere, a leggere, a migliorare la nostra produzione, diciamo, artistica, anche se siamo dei dilettanti, questo ne siamo consapevoli. La cosa importante è che ci divertiamo molto tra noi, siamo molto coesi, stiamo bene insieme, quindi offriamo oggi anche agli altri questi nostri momenti. I sognatori diversi, di Staccato Versi, sognatori perché piace sognare, scrivere, mettere su carta i propri sogni. Diversi perché questi scritti possono essere poesie, racconti, e diversi anche perché hanno il coraggio di mettersi a nudo a volte proprio sulla carta. E questo coraggio è quello che accomuna anche i Pennuti ai sognatori. Di cui parliamo oggi è l'ironia della sorte, il tema, diciamo, a cui ci siamo ispirati per comporre le nostre poesie, i nostri racconti. Solitamente durante i nostri incontri, le nostre riunioni, discutiamo, chiacchieriamo e ci divertiamo anche parlando di vari temi e tendiamo sempre a individuarne uno sul quale misurarci e provare a scrivere qualcosa. Una delle ultime delle nostre riunioni è stata dedicata proprio a questo, all'ironia della sorte, proprio perché spesso e volentieri i piani vengono un po' così cambiati dalla sorte. Allora, riflettendo, scherzando e giocando su questo argomento, ci è venuta questa idea di provare a scrivere qualcosa e intitolare una giornata a questo. Oggi è anche l'occasione per presentare un piccolo progetto che abbiamo voluto autofinanziarci un po' per la gioia di non leggere sempre solo tra di noi le cose che scriviamo, ma perché in fondo è bello vedere sulla carta ciò che normalmente mettiamo solo in condivisione attraverso una serata in un salotto che è accogliente sì, ma che lascia l'emozione all'interno di quelle poche persone. Per cui in 5 abbiamo deciso di scoprirci, esporci, magari a volte con un po' di timidezza, un po' di coraggio dall'altra parte, e mettere tutto su un librino che si chiama Pennuti e Contenti, che appunto abbiamo autofinanziato e che mette parte di quello che sappiamo e abbiamo scritto su questa carta. La copertina, appunto, come dici tu, la penna per ricordare i Pennuti, come ti hanno appena detto le colleghe. La macchia nera può ricordare l'inchiostro o, per me che amo il noir, un bel racconto noir o gotico, che è contenuto all'interno anche della raccolta. Oggi, con l'ironia della sorte, invece, purtroppo, mi devo dedicare a una storia d'amore, pertanto soffrirò. Sorte che vuole sorridere nonostante tutto, quindi un po' un invito a dire
che in fondo è sempre, vale sempre la pena comunque prendere tutto non troppo sul serio, anzi forse non prendere le cose troppo sul serio aiuta ad affrontare anche le difficoltà. E questo è un po' il messaggio, secondo me, che alla fine accomuna poi tutti quanti. Scrittori ferraresi ha accolto con moltissimo entusiasmo l'iniziativa appunto proposta dal Comune di Argenta, proprio perché abbiamo piacere anche di espanderci sui territori magari un po' più piccoli o comunque al di fuori di quello che è il centro organizzativo. Poi ovviamente c'è stato il vantaggio che il Comune ha chiesto a me, che faccio poi parte del gruppo Scrittori Ferraresi, di portare l'idea e di conseguenza, essendo una socia quindi del territorio, è stato poi anche più facile ottenere diciamo la loro adesione. Porteremo sicuramente nuove idee, si spera che il progetto sia appunto diverso, come già è stato citato, dai soliti reading, dalle solite presentazioni di libri, ma che sia più che altro un momento giovane per poter appunto dialogare e rapportarsi agli altri anche con tematiche che oggi magari sono poco toccate o poco sentite.